Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il SIAI Marchetti S79 Sparviero, il trimotore della regia aeronautica. Allora ragazzi, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 11 dove abbiamo ricevuto il carrello per il trasporto del siluro. Allora, la prima fustella dove all'interno abbiamo trovato il telaio del carrello, la sale, la pompa idraulica, i due martinetti, la leva. Quindi ragazzi, siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai Sparviero! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino dello Sparviero e al nostro video e cliccate qui basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Mi raccomando, se vi siete persi i video tutorial precedenti, andatele a rivedere. Vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dello Sparviero, il Gobbo Maledetto, un modellino per collezionisti e per modellisti, quindi non adatto ai minori di 14 anni. Stiamo parlando di un modello in scala A1-24 ed è uno dei più famosi aerei della seconda guerra mondiale. Allora ragazzi, questo modellino raggiungerà un'apertura alare di 88 cm, realizzato in metallo e legno, verniciature di altissima qualità, carrelli retrattili, veramente un modellino fedele all'originale. Allora ragazzi, mi raccomando, andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del Titanic. Abbiamo fatto il test delle fumaiole, spettacolari, abbiamo montato il motore con le bielle, gira tutto ragazzi, uno spettacolo. Bene, dopo questa piccola parentesi andiamo a vedere a che punto siamo arrivati con lo Sparviero, vai! E se vi ricordate, nel video tutorial precedente avevamo finito di assemblare il siluro. Quindi abbiamo montato la testata, eccola qui, che è la parte questa qui argentata, metallizzata, guardate che spettacolo. Avevamo unito il corpo siluro e poi avevamo montato le due eliche posteriori, eccole qui ragazzi, e insieme anche i due stabilizzatori di destra e di sinistra, guardate che spettacolo. Bene, in questo video tutorial monteremo appunto la prima parte del carrello per trasportare il siluro. E poi, come sapete, abbiamo assemblato il carrello con la ruota con il sistema di eclissaggio. Cioè, ragazzi, guardate che spettacolo, tutta un'intelaiatura articolata che permette di fare questo movimento. Un capolavoro. E poi, ovviamente, abbiamo assemblato tutto il primo motore del nostro Sparviero con l'elica funzionante. Andiamo a vedere il fascicolo numero 11. Vi ricordo che quest'opera è distribuita in edicola dalla Schett e la collana è composta da 110 uscite al prezzo di 11,99 euro. E come sapete, all'interno dei fascicoli si continua a parlare dell'S79 Sparvieri. Eccolo qui in azione nei cieli di Spagna. E qui lo possiamo vedere all'opera mentre sgancia le bombe. Quindi ragazzi, su questi fascicoli trovate tutta la storia dello Sparviero e non solo, anche di tantissimi altri aerei, come ad esempio l'Imam Ro 57. Ragazzi, ed eccoci arrivati alle fasi di assemblaggio che andremo a fare in questo video tutorial, ossia iniziamo a montare il carrello per il trasporto del siluro. Eccolo qui. E guardate quante fasi, quindi andiamo a montare tutti i primi dettagli e poi nella prossima uscita si riceveranno i successivi componenti ed ecco le culle dove poi si andrà a appoggiare il siluro. Spettacolare! Ok, e dopo di questo vediamo brevemente la fustella e iniziamo l'assemblaggio. Vai! E questa è la fustella legata al fascicolo e come abbiamo detto prima, dentro troviamo il telaio del carrello che a breve lo andremo ad analizzare. Poi troviamo la sale, la pompa idraulica, i martinetti, la leva ed altri componenti. Ok ragazzi, iniziamo con il montaggio, vai!
Andiamo ad analizzare il telaio per il carrello del trasporto del siluro. Allora, con mia grande sorpresa, questo particolare, ragazzi, è realizzato in presso fuso di alluminio. Sentite? Pensavo che fosse plastica, e invece no, quindi è proprio un telaio strutturale fatto in alluminio. Guardate qui tutte le sedi per alloggiare tutti i componenti che andremo ad assemblare. Ok, iniziamo. Allora, la prima cosa che andiamo a montare è il supporto della bombola, ossia questo elemento che avevamo già assemblato nel fascicolo numero 10, sulla quale appunto avevamo montato le quattro valvole. Allora, non facciamo altro che andare a incastrare questa piastra con questi due fori in corrispondenza di questi due perni che ci sono qui all'interno del telaio. Quindi lo orientiamo in questo modo e lo andiamo ad inserire a pressione. Procediamo. Ed ecco fatto. Se necessario aggiungiamo un po' di colla cianacrilica. Procediamo ora a montare la sale delle ruote. Eccolo qui, ragazzi, anche questo particolare è realizzato interamente in presso fuso di alluminio, pezzo molto piccolo. Allora, non facciamo altro che farlo scorrere all'interno di questi fori che sono ricavati sul telaio. Eccolo qui. Allora, come potete vedere, qui all'interno ci sono delle scanalature. Una la troviamo qui e l'altra sull'altro lato, quindi sulla parte interna del telaio. Adesso qui andremo ad applicare due seger che ci permetteranno di fissare la sale al telaio. Procediamo. Possiamo vedere qui in dettaglio l'applicazione del primo seger, che è veramente piccolo, quindi per comodità abbiamo spostato la sale, andiamo a premere ed ecco qui che l'abbiamo inserito a pressione. A questo punto possiamo mettere in sede e possiamo procedere a inserire anche il secondo seger. Procediamo. Ed ecco come si presenta il telaio del carrello del siluro al termine di questa fase di assemblaggio. Ed ecco qui la sale che ruota, che abbiamo appena fissato con i due seger all'interno. Allora, ho visto che i seger erano leggermente lenti, quindi li ho fissati qui dall'esterno con una goccia di colla ciano acrilica. Attenzione, ragazzi, a non bloccare la rotazione dell'asse con la colla, quindi mettetene poca alla volta. Procediamo ora a montare il fermo anteriore sulla trave anteriore, questa qui. Mi raccomando, ragazzi, applicate un po' di colla cianacrilica sul perno, dopodiché l'andiamo ad applicare qui. Il fermo che dobbiamo utilizzare è quello più lungo, perché ce ne sono stati forniti due, quindi qui ci va quello più lungo. Ed ecco fatto. Analogamente andiamo a posizionare il fermo posteriore sulla trave posteriore, sempre con un goccio di colla ciano acrilica. Quindi premiamo fino in fondo ed ecco fatto. In corrispondenza di questo foro scanalato andiamo a montare il martinetto sinistro, che è questo qui, ossia quello che ha il perno scanalato. Se necessario dobbiamo applicare un po' di colla ciano acrilica. Adesso facciamo un test e lo andiamo ad inserire. Ok, a me mi sembra molto stabile, se necessario la inserirò in un secondo momento. Ed eccolo qui. Andiamo ora a montare questo elemento che è la pompa idraulica. Come potete vedere qui in fondo c'è un perno scanalato e lo andiamo a fissare in corrispondenza del fermo anteriore, dove appunto troviamo il foro scanalato. Quindi lo orientiamo in questo modo e lo andiamo a inserire a pressione. Ed ecco fatto. Andiamo ora a montare il martinetto destro, che è quello che invece di avere il perno ha un foro qui dietro circolare, e lo andiamo a montare su questo perno che c'è all'interno del telaio. Però sicuramente ci servirà un po' di colla ciano acrilica, in quanto l'accoppiamento è lento. Ok, quindi procediamo ad applicare la colla ciano acrilica. Ed infine andiamo a montare la leva. Come potete vedere qui dietro c'è un perno che andremo a inserire qui nel foro del martinetto, e poi quest'altro perno lo andremo a incastrare qui sopra sul foro del longherone del telaio.
Quindi procediamo, quindi andiamo a posizionare, ok? Quindi il primo perno l'abbiamo già inserito sul martinetto e il secondo lo andiamo a inserire qui. Ok, se necessario andremo ad applicare un po' di colla ciano acrilica. Ed ecco come si presenta il telaio per il trasporto del siluro completo di tutti i suoi elementi. Allora, la sale abbiamo montato, poi abbiamo montato i fermi, i martinetti, la pompa idraulica e poi la leva e la bombola. Allora ragazzi, eccolo qui, nel prossimo video tutorial lo completeremo. Veramente un bel oggetto. E così è come si presenterà il siluro una volta che sarà alloggiato sul carrello. Quindi nel prossimo video tutorial andremo a montare i supporti che ci permetteranno di alloggiare il siluro. Guardate che bello! Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like allo Sparviero e al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora io vi lascio con questa panoramica del carrello, quindi del telaio del carrello del siluro, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!